Allora, eccoci qui con Matteo Renzi, che non è stato presentato, ma ha lasciato gli appunti, non vorrei ci fossero gli emendamenti dentro. Non possiamo dare una letta, un secondo, no? Si sa mai. Allora, la prima domanda riguarda la parola viva. Da quanto... sono 2 mesi, giusto? Più o meno che è nato il partito, il movimento. Partito o movimento? Partito. Partito. Casa, movimento, come e vuoi. E rispetto a 2 mesi fa, il governo è più o meno vivo rispetto a quando Italia Viva non c'era? Queste sono domande difficili, cioè, quando eravamo piccolini facevamo giochini, l'uccellino vivo o morto, ora eviterei di ripetere quei giochi. Io penso che quando si fanno polemiche, a parte metto a verbale che Roberto Gualtieri è forse il ministro che sento di più, uno dei non moltissimi che sento insieme a Teresa, Elena ovviamente, ma Roberto è un signor professionista che ha accettato di venire a darci una mano in un momento delicato, lasciando un lavoro che faceva, bene, e facendo un sacrificio personale, perché Roberto Gualtieri in Europa stava sicuramente meglio sia come qualità della vita che come aspettative personali di quanto stia a Roma oggi. Vorrei che gliene fosse dato atto, perché è una persona seria ed è un asset per questo paese. Governo, direttore, il governo va sempre valutato con l'alternativa, cioè tutti quelli che fanno la polemica costante con il governo. Ma voi ve lo ricordate dove eravamo ad agosto o no? Lo dico con il rispetto del ministro Tria e di tutti i responsabili che hanno avuto ruolo nell'esecutivo precedente. Io do un giudizio profondamente negativo del governo populista Conte 1. E lo dico con rispetto, ma lo dico guardando i numeri. C'è qui il professor Marco Fortis, che è per me più che un'autorità in materia, e ricorda come noi abbiamo avuto una crescita nel triennio 2015-2017 che è arrivato al più 1,7 del PIL e una diminuzione del rapporto debito-PIL di meno 0,8. Oggi siamo, secondo le stime di consenso più alte, tra lo 0,1 e lo 0,2 di crescita, e il debito-PIL che torna ad avere un andamento negativo per 1,4. Quindi gravissimo. Quindi le dico, il governo è sicuramente un governo che ha un bicchiere mezzo pieno, un bicchiere mezzo vuoto, ma l'alternativa nella quale eravamo, alla quale eravamo destinati a soccombere era sicuramente peggio, cioè detta in un altro modo, così faccio più sintetico. Tutti quelli che vengono qui altrove a dire bisognava andare a votare, l'Italia sarebbe diventata una grande Umbria. Se poi a voi va bene che il sovranismo di Salvini detti i tempi delle elezioni, per cui dal papele il ministro dell'interno annuncia che si vota a settembre, detti i tempi della convocazione parlamentare, ponga gli argomenti nell'agenda con la consueta arroganza di Borghi e Bagnai, io li ho chiamati due leocorni perché spuntano sempre fuori come nelle barzellette quando si arriva al momento del passaggio elettorale e Salvini deve ridire di nuovo che vuole uscire dall'euro. Ecco, se a voi sta bene questo, bene, potete dire che era giusto andare a votare. Io sono molto contento che si sia impedito questo, poi naturalmente il governo può fare meglio, ovvio. E rispetto a quest'estate, quando c'erano le scene appena descritte del ministro dell'interno in mutande, quel ministro dell'interno che sul Foglio all'epoca avevamo chiamato il truce, oggi è sempre truce o è un po' meno truce di prima? Cerca di essere un po' meno truce, non so se ci riuscirà, però insomma Salvini è un animale politico, è uno che ha cambiato idea su tutto nel corso dei 20 anni, è partito comunista, è arrivato con Casa Pound, era per insultare quelli che lui chiamava i terroni, adesso si fa fare il baciamano a Napoli, era quello che diceva io non sono italiano, oggi dice prima gli italiani, era quello che diceva basta euro, oggi dice Draghi why not. Salvini da questo punto di vista è un animale politico capace di fiutare il clima. Io penso, ma è una mia opinione, che vi fossero due alternative. La prima alternativa era la scommessa di Salvini del tutto e subito. Andava ad elezioni con una piattaforma sovranista.
La seconda ipotesi, per cui mi fa pensare che, per cui penso che cercherà di essere un po' meno truce direttore, è che lui adesso, con il nuovo governo, con il tempo che abbiamo comprato in Europa e che ci permetterà di giocare la nostra sfida, con la nascita di movimenti, partiti, schieramenti, start-up al centro dello schieramento politico che gli vanno a dar noia, per cui lui sta spostando il suo posizionamento politico perché soffre la competizione al centro, io penso che Salvini cercherà di fare l'europeista, attività nella quale non eccelle, diciamolo così, che non è che gli riesca benissimo, ma che secondo me è politicamente la cosa più intelligente che può fare oggi. Cioè, se io fossi lo spin doctor di Salvini direi: lascia stare le tesi sovraniste, metti in naftalina Borghi e Bagnai, entra nel PPE e giocati la partita al centro. Io gli direi questo, e per l'Italia sarebbe un bene, non sarebbe un male. Dopodiché ovviamente io combatto questa visione di Salvini perché ho un'altra idea e un'altra agenda, ma se fossi Salvini oggi giocherei tutta la scommessa sull'aderire al PPE e abbandonare la versione truce che tanto ha fatto scrivere il foglio lei, il suo predecessore Ferrara e tanti di noi. La scommessa di Salvini è rivestirsi dei panni del leader della destra europea. Dopodiché, cosa sia la destra oggi in Europa è un gran caos, eh? Perché qui c'è una competizione su cosa sia la destra. È Boris Johnson la destra o è la destra di Cameron? E viceversa, la sinistra è Jeremy Corbyn o Tony Blair? La destra è Marine Le Pen o è Nicolas Sarkozy? E viceversa, la sinistra è Emmanuel Macron o Mélenchon? Cos'è la destra? Vox o Casado in Spagna? Tutto il mondo sta riflettendo su cosa sia la destra. Mi verrebbe voglia di dire: la destra è Donald Trump o era John McCain? Cioè, c'è una discussione su cosa sia la destra oggi in Europa che è molto interessante, e anche nel mondo. Fossi Salvini, mi butterei con convinzione sul PPE. E il PPE, Roberto, secondo me, lo prende subito. Se Salvini fa due mosse, il PPE, che ha reso tutto, di più, non è la RAI, ma diciamo ha fatto di tutto, di più in questi anni, secondo me Salvini lo prende di corsa. Ma questo governo ha cambiato di più il Partito Democratico o il Movimento 5 Stelle? Perché dopo un paio di mesi al governo ci sono dei cambiamenti evidenti ed effettivi. Il 5 Stelle li sta pagando anche con uno spappolamento, il Partito Democratico li sta pagando per altri versi. Chi è cambiato di più e, mi verrebbe da dire, chi è cambiato in meglio? No, non ci casco neanche morto. Io nemmeno se mi paghi. Cioè, per me, grandissimo rispetto, ovviamente con un po' più di affetto e di amicizia, per ovvi motivi, per il dibattito interno del PD, che è un dibattito serio. Penso si sia capito che il problema non fossi io ora, perché continuano a discutere, a dibattere. Qual è la legge elettorale che il PD sceglierà? Boh. Qual è il modello di società che il PD proporrà? Dibattito interno, il PD si è visto, ne ha parlato a Bologna, continuerà a parlarne. Dei 5 Stelle non parlo proprio. Ma questa discussione tra 5 Stelle e PD la lascio a loro. Io dico cosa penso che serva a noi. Ci sono due benedettissimi punti che stanno rischiando di farci perdere il momentum. Il kairos, avrebbero detto quelli bravi che hanno studiato Grecia, in greco, il tempo opportuno, il momento adatto, il momento propizio. Uno, noi abbiamo una gigantesca chance sul debito. Allora, pagavamo 77 miliardi di interessi sul debito nel 2013. Nella legge di bilancio firmata da Roberto Gualtieri, il 2020 vede la discesa a 59 miliardi nel 2020. Cioè, noi nell'arco di 5 anni, 6 anni, grazie soprattutto al lavoro dell'ECB e di Mario Draghi, e contemporaneamente al lavoro di riforme che alcuni dei nostri governi hanno portato avanti, abbiamo visto scendere in modo clamoroso il costo degli interessi. Guardate che questo è più importante di tutto, sono 18 miliardi di differenziale. Io penso, Roberto, che noi dovremmo darci come obiettivo quota 50, non quota 100, arrivare a 50 miliardi nella legge di bilancio del 2023. È difficile,
ma accadrà una cosa fantastica nei prossimi mesi, piaccia o non piaccia. I rendimenti dei titoli di Stato degli altri paesi saranno nella stragrande maggioranza negativi. Studi di importanti realtà assicurative italiane ed europee dicono che nei prossimi 2 anni il 75% dei titoli avrà rendimento negativo. Questo vuol dire che paradossalmente l'Italia avrà l'occasione, l'opportunità di offrire, modificando alla scadenza dei titoli il titolo stesso, allungandone la durata, una occasione di riduzione del peso del debito nella dinamica economica del nostro paese. È un'occasione storica, cioè le grandi compagnie, i grandi gruppi di investimento devono comunque avere una parte del loro capitale investito su titoli seri, sicuri, che hanno un minimo rendimento, e questo oggi lo può fare l'Italia meglio di chiunque altro, secondo me. Quindi il debito, chi oggi mettesse in discussione la stabilità della legislatura si incaricherebbe di porre un gravissimo problema a questa discesa del debito che è strategica. Ed è il motivo per il quale chi continua a dire bisogna inseguire Salvini sul terreno del papete non si rende conto che se giochiamo quella partita lì abbiamo perso per definizione. La prima è il debito, direttore, la seconda è la crescita. La crescita non c'è più, è sparita. Perché 01, 02 non è crescita, è un prefisso telefonico 02. Siccome siamo allo 02, se ci siamo, io penso di sì, la vera scommessa è quella di capire come fare a evitare che nel 2021, immaginando che dopo gli accordi Trump-Xi Jinping, nel 2021 vedremo una nuova recessione, perché è immaginabile che questo prima o poi accada, anche gioco forza per le regole statistiche, la vera scommessa è dire come facciamo a sostenere la crescita in Italia. Secondo me c'è un unico modo, e non sono un neo-keynesiano, sono uno che guarda i dati di fatto. Noi siamo pieni di soldi fermi e bloccati, abbiamo i cantieri che sono fermi e bloccati. Se a Pisa l'Arno non è uscito è perché si è fatto la cassa d'espansione a San Miniato, perché si è fatto lo scolmatore a Pontedera. Se non si fossero fatti, Pisa sarebbe finita sott'acqua, che non è un bello spettacolo neanche detto dagli odiati fiorentini. Il dato di fatto è che se tu fai i cantieri, se tu sblocchi i cantieri, risolvi i problemi degli italiani, ma contemporaneamente aiuti la crescita, perché noi abbiamo stimato in 120 billion i denari bloccati con un'analisi banale, semplicemente nucleando quello che era il comma 140 della legge di bilancio del 2017, la nostra ultima legge di bilancio, comma 140 dell'articolo 1 della legge 105, che dava diciamo stanziamenti significativi in diversi settori, abbiamo fermato, semplicemente seguito i soldi che sono bloccati, i cantieri, strade, infrastrutture, treni. Questo è il dato di fatto. Vorrei domandare a chi è qua, quanti di voi sono venuti a Firenze in treno? Potete alzare la mano quelli che vengono da fuori. Ecco, voi siete venuti in treno, altri saranno fiorentini, immagino che non siano venuti in treno. Quanti sono venuti in macchina? A Firenze l'80% di chi arriva da fuori viene in treno, il 20% in macchina. Perché? Perché noi non abbiamo un'alta velocità, noi abbiamo una metropolitana italiana, per cui noi in un quarto d'ora, ogni quarto d'ora, ogni 20 minuti abbiamo un treno di alta velocità che va a Roma e che va a Milano. No, non applaudo, non è merito, ragazzi, non è mica merito mio, quindi sto semplicemente dicendo che se questa infrastruttura la portassimo un pochino più sotto di Napoli e di Salerno, se questa infrastruttura la portassimo al sud, se questa infrastruttura arrivasse finalmente nella tratta Milano-Venezia totalmente, non bloccata come adesso da dei cantieri bloccati, oggi avremmo una impostazione keynesiana più forte nell'economia. Due, aziende delle infrastrutture non condannate alla crisi, perché il settore delle costruzioni è il settore che ha sofferto di più. Tre, posti di lavoro e non redditi di cittadinanza al sud. Posti di lavoro e non redditi di cittadinanza al sud. Ci arriviamo a questo o no? Sblocchiamoli sti benedetti soldi e poi vedrete che la musica cambia. In questo lavoro
e cantieri e debito. In questo momento in Italia ci sono moltissimi ovviamente temi di discussione, però c'è in Italia anche un laboratorio per le questioni legate al populismo, perché nel 2018 c'è un partito che ha preso il 32%, che è il Movimento 5 Stelle, e che oggi è un partito che è prossimo al collasso. In Umbria addirittura ha preso meno voti di Fratelli d'Italia. Che cosa ci dice questo sul populismo e che impressione le fa vedere molte persone, anche del suo ex partito, che aspettano come quasi fosse un messia l'arrivo di Beppe Grillo, che ridà un po' di razionalità al Movimento 5 Stelle? Questo è il ragazzi, messaggio. Beppe Grillo e razionalità nella stessa frase non ci stanno, per definizione. Cioè Beppe Grillo e razionalità nella stessa frase non ci stanno, punto. Andiamo alla domanda successiva, perché non esiste. Cioè, il Movimento 5 Stelle, abbiamo moltissimo rispetto, faccia la sua strada. È normale, così come è assurdo sentirsi dire, e lo dicevate anche qui, lo dicevamo noi, lo dicevano tutti, Salvini governerà per 30 anni e poi è andato a sbattere nel giro di 3 mesi. E noi diciamo di Salvini, ma lo dicevate anche di me, Renzi governerà per 40 anni. È quasi una maledizione, ma comunque diciamo, ci siamo risolti prima con quel meraviglioso referendum che oggi mostra ogni giorno di più che avevamo ragione nel merito su tutti i punti. Perché se oggi c'è la gara dell'inciucio è perché si è votato no al referendum. Perché se oggi c'è l'Italia bloccata sul turismo è perché c'è il titolo quinto. Perché se oggi c'è una discussione sul populismo è perché non basta nemmeno tagliare 300 parlamentari per far tornare la gente normale, si sarebbe detto. Hanno tagliato 300 parlamentari, non se ne è accorto nessuno. Quanti erano? 300? Sì. 340? Quanti sono parlamentari italiani? No, 1000 no, ragazzi, sono 945. 630. Se ne tagli 1000 non è un taglio, è 630, un omicidio di massa. 345. 345. Chicco Testa esagera sempre. Sono 600 totali adesso. Erano 945. Chicco, litighiamo su questo. Sì, tanto sono affezionato ormai. Poi i referendum del 2016 portano ad un bene. Avete visto che è successo nel Regno Unito? Hanno vinto un referendum mentendo, dicendo che il sistema della sicurezza nazionale sarebbe divenuto migliore. Hanno detto che il sistema sanitario sarebbe divenuto migliore. Hanno detto che sarebbe stato facile uscire dall'Unione Europea. E sono da 3 anni fermi sempre lì sulla Brexit. Il mondo parla di intelligenza artificiale, in Inghilterra parlano di stupidità naturale con la Brexit e con tutte le discussioni collegate a questo. Ragazzi, la verità prima o poi viene a galla. Quindi il ragionamento è, a me di Grillo non interessa, c'è solo una cosa che mi sento di dire sommessamente, io con i ministri ho massimo rispetto anche perché gli voto la fiducia, quindi a Gualtieri la voto volentieri, ad altri no, però è nel pacchetto completo la fiducia, quindi si vota a tutti quelli che non è che puoi fare le differenze. Vorrei sommessamente dire al ministro degli esteri che al G20 si va, non si resta in Sicilia, si va al G20. Per un fatto di etica nazionale e di orgoglio del paese. E chi non si rende conto che questo non è un fatto semplicemente di immagine, ma un fatto di sostanza, sbaglia. Noi abbiamo bisogno di un paese che torni ad essere capace di riconoscere la sfera istituzionale da quella politica. Dopodiché i 5 Stelle facciano quello che credono. A me non interessa, può venire Grillo, Di Battista, proprio non interessa. I 5 Stelle hanno messo un paletto nell'atto della formazione del governo. Non vogliamo vedere Renzi ai tavoli di coalizione e io eseguo questo paletto con grande amabilità. Certo, mi colpisce un po', caro direttore, il populismo degli antipopulisti. A chi si riferisce? A tutti quelli che usano slogan populisti per affrontare questioni complicate. Il populismo che cos'è? Il populismo è tutto il contrario di tutto. È Morales in Bolivia, era Morales ed è Duterte nelle Filippine. Il populismo è in parte Podemos e in parte Alternative für Deutschland. È un populismo che ha colori politici totalmente differenti. Quando però il populismo è prendere un problema complicato e buttarlo in pasto all'opinione pubblica, per esempio è successo su Ilva. Oh ragazzi, ma su Ilva, ma la vogliamo raccontare la storia, vero o no? No, perché nel 2014 io c'ero, Molti di quelli che hanno fatto gli scienziati in questo periodo facevano altro.
Nel 2014, quando c'era da andare a Taranto in prefettura a sentirsi dire che io ammazzavo i bambini, c'è mia figlia qui in prima fila, a me dicevano che io ammazzavo i bambini perché volevo tenere aperta Ilva. Non c'era una voce che si alzasse per sostenere lo sforzo del governo per tenere aperta quella fabbrica. Quando noi abbiamo messo i soldi che il procuratore greco ha preso alla precedente proprietà per andare a fare l'operazione di sostenibilità ambientale nel quartiere Tamburi, la copertura dei parchi, tutto ciò che adesso si sta iniziando a vedere, con me c'erano Andrea Guerra, Teresa Bellanova, Federica Guidi, il procuratore Francesco Greco e pochi, anzi no, noi eravamo con lui e pochi altri. E questo è accaduto nell'arco del 2014, 2015, 2015. Poi si è fatta una scelta, quella di fare una gara in un certo modo, scelta che io non ho condiviso, non ero più premier, perché quella gara sulla base del massimo ribasso a Taranto avrebbe gioco forza portato a una soluzione meno convincente dal punto di vista del progetto. Non c'è un cristiano che oggi dica che quel progetto che ha vinto era un progetto che è arrivato secondo su due nella commissione, ma qualcuno ha scelto, per me sbagliando e oggi fa finta di niente, di dare più valore al prezzo che non al ritorno di quell'investimento. E chi oggi non ve lo dice si attacca a un emendamento sulla clausola penale, della salvaguardia penale, prende un concetto vero, grande, bello, che è come gestire l'infrastruttura più grande della manifattura del Mezzogiorno e lo esaspera con toni populisti per prendere lo 0, in più. Perché scusami direttore, il problema della salvaguardia penale è molto semplice, non vale per un'azienda, non vale per una fabbrica, vale per tutti. Se tu inquini paghi, se tu bonifichi non puoi essere messo diciamo nelle condizioni di doverti difendere in tribunale perché hai spostato un palo che era inquinato di suo. È evidente che se stai bonificando devi gioco forza avere delle garanzie in più, ma questo non vale mica solo a Taranto, vale a Gela, vale a Piombino, vale a Marghera, vale nei 57 SIN, che chi conosce cosa significa la parola SIN sa a cosa mi riferisco. Ecco che mi colpisce un po' che ci sia un atteggiamento che io definisco il populismo degli antipopulisti. Sta parlando di Carlo Calenda? Ma no, no. Di Carlo Calenda, no, non di Carlo Calenda, no. E basta, anche di Carlo Calenda, ma non di Carlo Calenda e basta, di chi prende un argomento e non lo studia, di chi ha paura di dire che la prescrizione non può essere messa in queste condizioni, perché dire che il processo non ha fine significa dire che la giustizia in Italia non c'è più. E quindi sulla prescrizione bisogna dire con forza che è una battaglia di civiltà, se no io ti prendo, ti condanno in primo grado e poi ti lascio lì e non faccio l'appello. Bisogna avere il coraggio di dire che dire il carcere agli evasori, c'è già il carcere agli evasori, è chiaro? C'è già anche il carcere preventivo, ma sostenere che sulla base di un'indagine io ti confisco l'azienda è la fine della credibilità industriale di questo paese e non ho paura di dirlo in faccia. E a chi mi dice... E a chi mi dice che queste cose vengono adesso col nuovo governo? Oh direttore, ma reddito di cittadinanza, quota 100, prescrizione, le hanno votate Luigi Di Maio e Matteo Salvini, non le abbiamo votate noi. Bisogna farla finita di raccontare le barzellette agli italiani. Ecco perché io penso che Italia Viva sia una cosa meravigliosa, perché ci permette uno di alzarsi la mattina e di non litigare con nessuno. Sono gli altri che litigano con noi perché vanno di default. Ma noi ci alziamo la mattina e non abbiamo il problema di chi ci farà le scarpe all'interno del partito. Io sono stato per 5 anni alla guida del mio partito ed avevo dalla mattina alla sera come prima preoccupazione difendermi dagli attacchi di quelli che giocavano con la mia maglia. Figuriamoci da quelli che giocavano senza la mia maglia. Secondo punto, noi possiamo dire la verità senza problemi. Non abbiamo nessun tipo di... avete pochi voti. Bene, a parte che ne riparliamo alle elezioni. Ma almeno possiamo dire tranquillamente quello che pensiamo senza preoccuparci di troppi problemi. Io sono andato a fare il dibattito contro Salvini, l'ho visto direttore, e ho detto che quota 100 è il più grande sperpero di denari pubblici mai fatto. Perché mentre il reddito di cittadinanza è più diseducativo di qualsiasi altra cosa, il reddito di cittadinanza in termini educativi è peggio. Ti abituo a non lavorare. Ti dico che devi vivere di sussidi.
Tant'è che nessuno ha trovato un posto di lavoro con i Navigator, a parte Mimmo Parisi, presidente dell'ANPAL. Le devo chiedere una cosa. Che è l'unico che ha trovato lavoro con il reddito di cittadinanza, Mimmo Parisi. Le devo chiedere una cosa però, ovviamente. Allora, quota 100 però è peggio, volevo chiudere dicendo che quota 100, voluta dal suo Truce, è una cosa ancora peggio, perché porta 150.000 persone ad andare in pensione un anno e mezzo prima. Io ho perso il voto di mio zio, dipendente del comune di Firenze, vigile urbano, perché gli ho detto: scusami, tu con quota 100 vai in pensione nel luglio del 2020, senza quota 100 vai in pensione nel novembre del 2021. E lui mi dice: io ci vado volentieri. Ma lui per primo riconosce che se per andare in pensione un anno e mezzo prima deve togliere 20 miliardi che potrebbero andare alle sue figlie e alle persone più giovani, nuove generazioni, questo è veramente un concetto senza senso. Quota 100 è un concetto senza senso. Però, lo ridico fino alla nausea. Quota 100. Quota 100 e reddito di cittadinanza sono all'interno di questa manovra. No, sono di quella prima. Non mi faccia il populista degli antipopulisti anche no, lei. No, no, ma io... L'hanno messa quelli prima. Ma si poteva anche non togliere. Con tutto il rispetto per Tria, che si non credo se potesse parlare, probabilmente non ha già parlato, diciamo, probabilmente non condividerebbe tutto ciò che ha dovuto fare. Non l'ha firmata Gualtieri la manovra di reddito di cittadinanza e quota 100. È stato Di Maio ad abolire la povertà e Salvini a dire che aveva sistemato la Fornero. Il populismo degli antipopulisti è che prendi una nave, la blocchi a largo di Lampedusa e dici di aver firmato l'immigrazione, quando nei prossimi 20 anni ci saranno 1,5 miliardi di africani in più rispetto a quelli di oggi. E gli unici che investono in Africa sono i cinesi. E noi stiamo a guardare e vendiamo le arance ai cinesi. Allora, la facciamo una strategia di lungo periodo sul futuro dell'Italia, sbloccando i cantieri, mettendo a posto il debito, e smettiamo di inseguire gli slogan del giorno dopo giorno come fanno i populisti e gli antipopulisti che giocano a fare i populisti? Se vi va, per questo c'è Italia Viva. Per tutto il resto, sulla giustizia, che abbiamo accennato prima il tema della prescrizione, ci prendiamo ancora qualche minuto, e che cosa si può fare concretamente per evitare che dal 1 gennaio 2020 entri in vigore la riforma della prescrizione votata dalla precedente maggioranza di governo? Concretamente, anche il concretamente bisogna cambiare il modo con il quale tutti noi politici e giornalisti guardiamo la giustizia. Hanno assolto Ponsellini, io non lo conosco, ma hanno assolto Ponsellini adesso, come hanno assolto Cota in questa settimana. Vorrei dargliene atto, perché anch'io avevo ironizzato sulle mutande verdi. Hanno assolto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Hanno assolto l'onorevole Angelucci di Forza Italia dopo 15 anni di processi. Ho citato persone che non vengono dal mio cotè culturale. Quanti giornali, lo dico nella Festa del Foglio, che è il principe dei giornali garantisti, quanti giornali hanno riportato le frasi sulla giustizia, le notizie sulle assoluzioni di Molinari, di Angelucci, di Ponsellini e degli altri, rispetto a come avevano raccontato le indagini e le condanne? Allora, o noi diventiamo un paese civile, o non c'è nessuna legge che ci fa diventare civili. Direttore, lei ha scelto da 3 anni di fare la festa in questo salone. Questo è un salone che può piacervi per tutti i motivi. Lì Leonardo combatteva con Michelangelo, ora il Vasari ha coperto tutto, Michelangelo non ha mai fatto neanche il cartone, ma lì c'era la battaglia di Anghiari, quella è una statua di Michelangelo. Lì il Granduca Cosimo ha la tartaruga con la vela, è una sorta di festina lente, vai piano ma veloce. In questa sala, in questo palazzo, camminava Machiavelli, in questo palazzo Dante lo ha visto crescere, o meglio, ha visto l'inizio, perché poi in realtà è andato in esilio e si informava su come il Palazzo dei Priori stesse crescendo. E potrei continuare, ma una delle cose più grandi di questo palazzo non la sa nessuno. Da questo palazzo sono scesi gli Araldi, era non so che tipo di nome avessero allora, il 30 novembre del 1786, per andare al Bargello e dire che la pena di morte nel Granducato di Toscana era abolita, che la tortura era abolita,
Quando ancora i francesi non avevano inventato la ghigliottina, noi avevamo bruciato gli strumenti di tortura al bargello. Io sono orgogliosamente dalla parte della civiltà giuridica, del Beccaria, e non del giustizialismo da tre soldi che certi tuoi colleghi direttori di giornali hanno instillato nel cuore degli italiani. Prima di parlare della prescrizione, ricordiamoci di essere civili con della gente a cui è stata distrutta la vita e che non ha potuto aprire un conto corrente in banca perché non veniva neanche messa in condizione di farlo. Gente che si vergognava davanti ai propri figli, ai propri nipoti per quello che succedeva sui giornali, e gente che oggi è stata assolta e nessuno dice pè. Allora, bene sulla prescrizione. C'è un emendamento che ha firmato un ministro del mio governo, si chiama Enrico Costa. Il PD ha detto che lo voterà. Italia Viva condivide la posizione del PD su questo punto, a meno che il ministro Bonafede non trovi una soluzione. Ma indipendentemente da questo, siamo ancora a rimediare ai danni che ha fatto Matteo Salvini nel governo precedente, perché anche la prescrizione l'hanno votata quelli che adesso dicono «Oh, i processi non si fermano più». Salvini vota le cose a sua insaputa, non se ne accorge. Quello di cui io mi sono accorto è che prima di una discussione normativa occorre una discussione culturale, e io vorrei qui darti atto, magari ti rovino la carriera ulteriormente, che se c'è un giornale, non è l'unico, ma c'è un giornale che in questi anni è stato la bandiera della civiltà giuridica e del garantismo, è stato il Foglio, contro certi gazzettini del giustizialismo che non meritano alcuna parola di attenzione e non meritano alcun commento. Non posso che sottoscrivere. L'ultima domanda e poi finiamo anche. No, poi finiamo. Poi c'è il vero momento clou della giornata. Finiamo ovviamente. Devo dire che Francesco De Gregori è stato molto magnanimo con me, perché mia moglie mi ha severamente redarguito per aver cantato Himmel in una trasmissione televisiva in modo abbastanza discutibile, effettivamente. Vuole ripetere? No, grazie, sto cercando di smettere. Però adesso c'è De Gregori, che è la parte migliore della... Ma quando Matteo Renzi vede i sondaggi della Lega e vede che la Lega è al 30, 32, 34%, a parte crederci oppure no, ma si chiede perché? Perché un partito che viene descritto con gli aggettivi e con tutte le definizioni che ha usato Matteo Renzi finora e anche in questi mesi, perché il 34% degli italiani sembrerebbe essere pronto a votare la Lega alle elezioni? Io non so cosa accadrà alle elezioni, so che il consenso è volatile, lasciatevelo dire da un esperto della materia. Se devo guardare i sondaggi, io oggi sono quello più odiato dagli italiani, il contrario della Scavolini. E c'è stato un momento in cui avevo, si dice, un consenso del 75%, che non credo di averlo neanche in casa, il 75%. Anzi, sono sicuro di non averlo neanche in casa. Il punto fondamentale è che questa volatilità è una volatilità oggettiva. Ora, è troppo lungo fare tutta una serie di riflessioni su questo, ma noi siamo passati dalla società del per sempre alla società del per ora. Noi avevamo dei partiti che erano delle case, delle chiese, e forse la chiesa più grande di tutti, mi correggerà l'autorevole professore cresciuto all'Istituto Gramsci, era la chiesa comunista più che la chiesa democristiana. E oggi siamo in un momento nel quale il consenso è talmente volatile che non soltanto ne siamo una testimonianza, cambiano i partiti, ma cambia l'idea stessa di appartenenza alla politica. In questo consenso così volubile e volatile c'è solo una cosa che tu puoi fare: o segui l'onda e sei un surfista, e il surf, per quelli bravi, quelli che hanno il fisico, quelli tosti, è una roba seria. Ma chi surfa e prende l'onda torna a riva. Può fare l'onda più bella del mondo, torna a riva. Il populismo per me vuol dire fare surf. Una cosa che vedi quella onda e dici: mamma mia, che grande, 34% di consenso. Poi nel giro di un mese, due mesi, un anno, due anni sparisce. Se lo lasci dire nella città che tra tante cose c'è anche l'orgoglio di aver dato il nome all'America,
con un signore nato a Peretola, a qualche chilometro da qui, che si chiamava Amerigo Vespucci, una città di navigatori pur non avendo l'Arno, pur avendo il mare se non l'Arno, l'unica cosa che avevamo era l'Arno. In questa città abbiamo capito la differenza tra navigare e surfare. Se fai surf torni a riva, se navighi hai una direzione, ed è chiaro che quando navighi c'è il mare mosso, ed è chiaro che quando navighi prendi qualche onda che non va bene, ed è chiaro che quando navighi delle sere ti trovi a guardare le stelle e non ci sono e hai paura. Io però penso che fare il populista significhi surfare, prendere le singole voci e cercare di far contenta la gente sull'immediato. Navigare sia una cosa più complicata. Quello che stiamo cercando di fare come Italia Viva non è quello di stare a fare un'onda bella e tornare a casa, ma quello di avere una dritta forte per arrivare alle prossime elezioni facendo ciò che ha fatto Macron in Francia. Sono convinto che lo possiamo fare e sono convinto che lo faremo non con il populismo ma con la serietà, il rigore, con la politica. Grazie. Grazie Matteo Renzi e benvenuto alla Festa del Foglio. Grazie. Ringraziamo Matteo Renzi. L'ultimo ospite della Festa del Foglio è già stato annunciato. Sale adesso sul palco Francesco De Gregori.